165 milioni di anni fa, un'isola di nome Madagascar si è separata dal continente africano. In questo ambiente isolato la vita ha avuto un'evoluzione particolare. Qui si trova un'estrema diversità di specie animali. Sull'isola si è evoluta una serie di creature bizzarre che non si trovano in nessun'altra parte del mondo. Benvenuti nel Madagascar, un mondo a parte. Il Madagascar è un'isola più grande della Francia, che si trova a 400 km dalle coste dell'Africa orientale. Sembra il luogo dove l'evoluzione si è sbizzarrita con i suoi esperimenti più folli. Foreste lussureggianti cedono il passo ad aride pianure. Alcuni alberi sembrano messi a testa in giù, con le radici che puntano verso il cielo. Piante ricoperte di spine sorgono accanto a massi con punte affilate come rasoi. In un luogo così fantastico ci si attenderebbe di trovare abitanti altrettanto sorprendenti. E il Madagascar non delude le aspettative. Questi lemuri dai grandi occhi e dal verso acuto sono fra gli animali endemici dell'isola che suscitano più curiosità. In tutto il Madagascar ci sono più di 30 specie di lemuri, grandi e piccoli, terricoli e arboricoli. E si trovano solo qui e in altre tre piccole isole. I lemuri occupano una nicchia normalmente riservata alle scimmie in altre parti del mondo. Ma qui non si sono evolute delle scimmie. Come quasi tutti i primati, i lemuri sono animali sociali. Questo lemure vari bianco e nero è alla sua prima cucciolata. I piccoli hanno 6 settimane. Non possono restare da soli a lungo. Di solito le cucciolate di questa specie sono composte da 2 piccoli, ma questa madre ne ha 3. Con 3 vivaci cuccioli a cui badare, riposare è impossibile. I lemuri vari bianchi e neri vivono nella fitta foresta pluviale lungo la costa orientale del Madagascar. Nell'area dove le montagne arrivano fino all'Oceano Indiano, si sviluppano forti correnti di aria calda. Qui, un nibbio bruno può volare per ore. Le montagne trattengono anche l'umidità proveniente dal mare. Perciò piove quasi tutti i giorni. Gli 11 milioni di ettari di foresta pluviale assorbono fino a 3,5 metri di precipitazioni, con 240 giorni di pioggia all'anno. Nella foresta, tutta questa pioggia alimenta un'incredibile biodiversità. Ci sono più di 30 specie di lemuri. Ormai si saranno abituati a questo tempo.
Non è facile rendersi conto dell'importanza di questi lemuri dall'aria innocente e dell'isola dove vivono. I lemuri sono un obiettivo prioritario nella conservazione delle specie di primati. Inoltre, più dell'80% delle piante e degli animali dell'isola non vive in nessun'altra parte del mondo. E, guardandoli meglio, la cosa non ci sorprende. Camaleonti di tutte le forme e dimensioni dividono l'isola con i lemuri. Esistono diverse famiglie di lemuri. Quelli che vivono sugli alberi si chiamano sifaca. Il sifaca coronato, circa della stessa taglia del lemure vari bianco e nero, vive in una valle vicina. I sifaca prendono il nome dal loro richiamo territoriale. Sono abilissimi arrampicatori e passano quasi tutta la vita sulle cime degli alberi. Questo albero è in fiore, perciò per i sifaca è l'ora del pasto. I grandi rapaci si cibano di sifaca. Perciò, anche se il nibbio bruno non è una minaccia, questi sifaca coronati non vogliono correre rischi. Il nibbio allarma anche un gruppo di indri, i lemuri più grandi del Madagascar. Una volta esisteva un lemure più grande, delle dimensioni di un gorilla, l'Archeo Indris, ma purtroppo si è estinto. Come i cuccioli di lemure vari, anche i giovani indri non stanno mai fermi. Gli indri vivono in piccoli gruppi familiari e sono fortemente territoriali. Rivendicano la loro parte di foresta con un richiamo acuto che si sente a chilometri di distanza attraverso gli alberi. Gli indri vanno in cerca di cibo. Raramente si spostano sul suolo della foresta. Possono spiccare balzi di 10 metri. Si muovono con abilità impressionante, soprattutto perché sono gli unici lemuri che non hanno una coda per controbilanciarsi. I frutti di questa ravensara non sono del tutto maturi. Gli indri prendono le parti più succose e gettano a terra il resto. Trenta metri più in giù, sul suolo della foresta, dove gli indri si avventurano raramente, c'è un altro mondo di strane creature che lottano per la sopravvivenza. Una mantide foglia, perfettamente mimetizzata, si prepara alla caccia. La mantella è una preda troppo grande. La rana è in cerca di termiti, il suo pasto preferito. La mantide individua una bruchesia. La bruchesia è il camaleonte più piccolo del mondo. Misura solo 2 centimetri. Un uomo potrebbe tenerla sull'ultima falange del pollice. La bruchesia può essere un buon pasto, ma per il momento la mantide la ignora. Con il camuffamento da foglia secca,
La mantide si protegge dai predatori e può avvicinarsi non vista alle sue prede. Anche la bruchesia usa lo stesso stratagemma per non farsi mangiare. In Madagascar vivono molti cugini più grandi della bruchesia. Decisamente più grandi. Il camaleonte di Parson è uno dei giganti. Raggiunge i 90 centimetri di lunghezza. È più grande di un gatto domestico. In Madagascar si trovano oltre 50 specie di camaleonti, più che in tutto il resto del mondo. L'isolamento li protegge dagli animali del resto del continente e i camaleonti si sono diversificati per adattarsi ai differenti ambienti. Nonostante la diversità, tutti i camaleonti hanno in comune una caratteristica. Sono abili cacciatori. Molti riescono a lanciare la lingua, come una catapulta, per una lunghezza pari a quella del loro corpo. I camaleonti sono animali territoriali. Questo camaleonte pantera ha individuato un intruso. Il rivale è attratto da una femmina che lo scoraggia assumendo una colorazione nera. I camaleonti non cambiano colore per mimetizzarsi, ma per comunicare. Il camaleonte pantera si gonfia e usa i suoi colori più accesi per scoraggiare l'intruso. Ma l'invasore vuole raggiungere la femmina. Non resta che partire all'attacco. L'intruso batte in ritirata, ma non è così facile fuggire. L'invasore, sconfitto, mostra i colori della resa. Per il momento, il camaleonte ha difeso il suo territorio. Nel fogliame della foresta tropicale si odono i suoni di un'attività incessante. I cuccioli di lemure vari bianco e nero tengono sempre impegnata la madre. Per lei non c'è riposo e deve anche nutrirsi. Deve lasciare da soli i piccoli con il rischio che siano attaccati da un predatore. Più in basso, nel ruscello, le mantelle si nutrono di insetti. Sono molto simili alle rane dei dardi del Sud America, ma non sono imparentate con loro. Hanno solo sviluppato caratteristiche simili in ambienti simili. La loro cugina più grande, la rana pomodoro, aspetta che una preda si avvicini. La madre dei tre lemuri vari trova un albero del viaggiatore in fiore. Per mangiare il nettare, spinge il muso ben dentro la corolla, impregnando il pelo di polline. Si sposta su altri alberi del viaggiatore in cerca di altro nettare, e così facendo li impollina.
I cuccioli sono irrequieti e non riescono a stare fermi. C'è tutto un mondo pieno di cose da esplorare. Il pigliamosche del paradiso del Madagascar è una delle tante distrazioni in questa foresta. I genitori continuano a portare insetti ai pulcini vocianti. I piccoli lemuri partono in esplorazione, ma sono ancora maldestri. Normalmente due di loro viaggiano sulla schiena della madre e a volte capita qualche incidente. Un boa mandrita del Madagascar si aggira nelle vicinanze. La madre è troppo impegnata a mangiare per accorgersene. Aggrappati al collo della madre come una sciarpa, i piccoli vengono portati in salvo, uno alla volta. La madre porta il primo cucciolo in un luogo sicuro e torna a prendere gli altri. Il terzo cucciolo è abbastanza forte per scappare da solo. Finalmente i piccoli sono al sicuro. Al calare delle tenebre compare uno degli animali più specializzati dal punto di vista evoluzionistico. Di tutte le creature esotiche, questa è senza dubbio la più strana. È l'Aie. Nonostante l'aspetto mostruoso, l'Aie è un lemure che si è adattato in modo sorprendente per trovare il cibo. L'Aie si nutre di prede troppo difficili da raggiungere per gli altri animali. Tra le sue preferite ci sono le formiche del legno. Per trovarle, l'Aie batte sui rami finché le sue enormi orecchie non captano un cambiamento di suono. Una volta individuato un tunnel, l'Aie lo apre con denti affilati come rasoi. Poi, usando il suo dito medio anteriore, insolitamente lungo, afferra le formiche con notevole destrezza. Gli Aie hanno un aspetto talmente strano che alcuni malgasci li uccidono appena li avvistano, temendo che siano creature demoniache. Sono un altro esempio di come i lemuri si siano adattati ai diversi ambienti dell'isola. Ovunque ci sia un'opportunità, c'è un lemure pronto a coglierla. La fauna del Madagascar è ricca di esempi di adattamenti evoluzionistici. La pioggia, le nuvole e la foschia saturano l'aria nelle foreste di alta quota. La rugiada cade dalle foglie e comincia un lungo e lento viaggio fino a una parte molto diversa dell'isola.
Più di 300 chilometri più a valle, il fiume scorre attraverso una regione vasta e inaccessibile. Questi pinnacoli di arenaria sono noti come Zinghi di Bemeraha. Le punte degli zinghi, affilate come rasoi, sono il prodotto di millenni di erosione e formano una barriera invalicabile. Ma perfino qui c'è vita. Questo paesaggio frastagliato è considerato inospitale da molte creature, ma il camaleonte di Ustalé vi si adatta a meraviglia. Si muove in cerca di cibo fra le rocce affilate grazie alle dita fuse insieme a formare una specie di tenaglia. L'erosione ha reso aguzze queste rocce e ha scavato crepacci profondi fino a 30 metri. Nascondigli perfetti per le creature che li abitano. Passati gli zinghi, il fiume diventa largo e poco profondo. Queste acque sono la riserva di caccia di uno dei rapaci più rari dell'isola. L'aquila pescatrice del Madagascar. Con un'apertura alare di 2 metri, l'aquila pescatrice è l'uccello predatore più grande dell'isola. Ne sono rimasti solo 200 esemplari. Di solito si nutre di pesce, ma a volte attacca anche gli uccelli acquatici. È imparentata con l'aquila calva americana, ma purtroppo vive solo in Madagascar ed è una specie ad alto rischio di estinzione. Gli alberi di baobab dominano le aride foreste del Madagascar occidentale. Qui non piove da 9 mesi. I letti dei fiumi non sono altro che distese di fango secco. Le creature che vivono qui si sono adattate all'aridità, riuscendo a sopravvivere nelle foreste decidue del Madagascar. Il sifaca di Coquerel è più piccolo del sifaca coronato che vive nelle foreste della costa orientale. Per gran parte dell'anno si nutre di corteccia e dei germogli degli alberi. I sifaca marcano gli alberi del loro territorio con una traccia odorosa secreta da una ghiandola sotto il mento. Il sifaca attira l'attenzione di un buchi-buchi. Il buchi-buchi sopravvive alla stagione secca nutrendosi di formiche che trova scavando nel terreno. Una gran varietà di animali si è adattata alle difficili condizioni di vita. E in giro ci sono predatori più temibili del buchi-buchi. Un formidabile cacciatore si aggira nell'ombra. Un fossa. Il fossa non è interessato al buchi-buchi. È in cerca di una preda più grande. Il fossa è un altro degli animali che vivono solo in Madagascar. È un lontano parente della mangusta ed è il carnivoro più grande dell'isola. Arriva a pesare il triplo dei sifaca, ma non è meno agile nel muoversi fra gli alberi. I sifaca lanciano il grido d'allarme. Il fossa comincia la caccia. Thank you.
I Sifaka portano i piccoli sulla schiena e il Fossa è pronto ad approfittare di qualsiasi errore causato dal panico. Ogni volta che il lemure salta da un albero all'altro, il Fossa lo segue. Il Fossa è esausto per la caccia. Con questo calore avrebbe risparmiato energie con un'imboscata silenziosa. I Sifaka sono salvi. Nelle aride foreste occidentali è in atto un cambiamento. La stagione secca giunge finalmente al termine. I lemuri nani escono dal letargo. Presto molti animali che dormono per tutta la stagione secca saranno di nuovo attivi. Con la prima breve raffica di pioggia si formano delle pozze e si innesca un miracoloso cambiamento. Le rane escono dalla terra, resa più soffice, e iniziano il frenetico rituale di accoppiamento. Per questa specie, la stagione degli amori dura un solo giorno. Chi non trova in fretta un partner, si aggira disperato. Le uova vengono deposte e fecondate, e per quest'anno è già tutto finito. Nel letto del fiume la pioggia porta un'esplosione di vita, come se qualcuno avesse acceso le luci. Il martin pescatore malachite del Madagascar approfitta dell'abbondanza di insetti impegnati nell'accoppiamento. Sfoggiando mirabili doti acrobatiche, le libellule immergono la coda nell'acqua. Ad ogni passaggio depongono delle uova sotto la superficie. La pioggia rende la terra più soffice e l'iguana del Madagascar può finalmente deporre le uova. La presenza dell'iguana e del boa constrictor è un mistero, perché di solito si trovano nell'America centrale e meridionale, non in Africa. Secondo una teoria, i loro antenati vivevano in Madagascar milioni di anni fa, quando l'isola faceva parte di un supercontinente che comprendeva anche il Sud America. Per l'iguana è fondamentale spingere le uova in profondità e ricoprire il nido, camuffandolo con cura per nasconderne l'ubicazione.
Molti predatori non disdegnano un pasto a base di uova fresche. Il serpente muso di porco del Madagascar individua il cibo grazie all'olfatto molto sviluppato. Non è una minaccia per l'iguana adulta, ma potrebbe far piazza pulita di tutta la sua prole. Della prossima generazione di iguana non rimane più traccia. Con le prime piogge gli alberi si riempiono di foglie. In meno di 2 settimane le foreste occidentali cambiano colore, passando dal marrone al verde. Si svegliano tutte le creature in letargo. Tra queste, un insetto stecco lungo 30 centimetri. Le ali di questo insetto gigante non servono a volare, ma a spaventare potenziali predatori. Anche il camaleonte di Labor è di nuovo attivo. Cerca una compagna e vede una femmina su un altro albero. C'è un ostacolo sul suo cammino. La femmina si abbassa e cerca di nascondersi dietro al ramo, ma invano. Il maschio si avvicina. La femmina espone i colori di avvertimento. Non è interessata, si è già accoppiata e usa i pigmenti della pelle per respingere il corteggiatore. Il quale sembra che abbia recepito il messaggio. Nella parte meridionale del Madagascar c'è la regione del deserto spinoso. È la zona più arida dell'isola. Qui cadono solo 30 centimetri di pioggia all'anno. In parte foresta, in parte deserto. Non è facile descrivere quest'area che ospita alcune fra le più insolite piante del mondo, molte delle quali ricoperte di spine per proteggere la preziosa acqua che hanno assorbito. Per muoversi nel deserto spinoso bisogna camminare con grande attenzione. Un lemure catta ad anelli evita con cura le spine di una didierea per poter mangiare i suoi teneri germogli. Evidentemente valgono il rischio. A confronto, arrampicarsi sulla Araucaria araucana del Sud America è un gioco da ragazzi. Per camminare tra le spine ci vuole un'abilità incredibile e per i piccoli il processo di apprendimento è piuttosto doloroso. Mm.
I cat amano crogiolarsi al sole, seduti sulle zampe posteriori. Non vivono nelle foreste della parte orientale. Preferiscono zone aperte e aride, perché passano più tempo al suolo rispetto agli altri lemuri. Sono anche i più sociali tra i lemuri. I loro branchi hanno fino a 25 individui. Nei branchi più numerosi, molte femmine danno alla luce dei piccoli, quindi i giovani lemuri hanno sempre dei compagni di giochi a disposizione. Il gioco è interrotto da un visitatore. È un maschio di geochelone radiata, una tartaruga da 15 kg che cerca una femmina per accoppiarsi. Se la femmina è riluttante, il maschio dimostra il suo ardore facendo il prepotente. Aggancia il guscio a quello di lei, minacciando di ribaltarla. Alla fine, la femmina cede. Non sarà una serenata melodiosa, ma dal loro accoppiamento nasceranno piccole tartarughe da 3 centimetri. I sifaka di Verreaux sono 2 volte più grandi dei cat. Anche loro vivono nel deserto spinoso e sono fra i pochi primati a non bere mai acqua. Prendono tutti i liquidi dalle piante che mangiano. Ora divorano i germogli di euforbia, un albero che emette una sostanza amara simile al lattice per allontanare insetti e intrusi. Il vento che cambia direzione segnala la fine della stagione secca, portando nell'arido sud una promessa di pioggia. Per mesi i letti dei fiumi sono rimasti asciutti, ma le cose stanno per cambiare. Anche se qui le precipitazioni sono rare, la pioggia che cade altrove ingrossa i fiumi, alimentando la vita nelle zone circostanti. Basta un lieve aumento dell'acqua a disposizione perché questi alberi spinosi si trasformino. È mezzogiorno e i sifaka cercano riparo all'ombra. Per arrivarci, devono attraversare una radura, esibendo il movimento ondeggiante che è valso loro il soprannome di lemuri danzanti. Le foreste galleria crescono in strette fasce a ridosso dei fiumi. I sifaka entrano in un tratto di vegetazione densa che offre loro la tanto agognata ombra. Anche i cat raggiungono il tratto alberato. Vengono qui a mangiare e bere. Gli alberi di tamarindo ospitano una colonia di pipistrelli della frutta. Per i pipistrelli è la stagione dell'accoppiamento. Anche durante il giorno gli alberi brulicano di attività.
I catta sono noti per le loro vocalizzazioni. Restano sotto la colonia di pipistrelli, cibandosi dei frutti di tamarindo caduti. Anche una coppia di cua giganti, lontani parenti del cuculo, cerca cibo sotto gli alberi. Come i sifaca, i catta si riposano all'ombra della foresta. Ma per i piccoli è sempre il momento di giocare. Nella società di questi lemuri, le femmine sono dominanti e i membri del branco usano l'olfatto e il tatto per comunicare e rafforzare i legami tra loro. Le madri spulciano i piccoli e gli adulti si spulciano fra loro. I branchi di catta controllano un territorio di 150.000 metri quadri. Ora si dirigono al fiume. Nell'arido sud l'acqua è una risorsa scarsa e preziosa. Il nord del Madagascar, invece, è la regione dove l'acqua è più abbondante. Una gigantesca palude circonda le rive del più grande lago del Madagascar, il lago Alaotra. In questo ambiente si trovano piante e animali non presenti nel resto dell'isola. Tra questi c'è uno dei lemuri più rari e più strani, l'apalemure alaotra. L'apalemure alaotra pesa meno di un chilo ed è l'unico primate al mondo a passare tutta la vita sospeso sull'acqua. Gli apalemuri si spostano in piccoli gruppi e si nutrono delle piante di queste paludi. Il papiro, in particolare, è una leccornia per loro. Per milioni di anni questo piccolo e bizzarro primate ha vissuto nell'ambiente sicuro e isolato del Madagascar. Poi ha fatto la sua comparsa un primate più grande. Circa 1500 anni fa gli uomini misero piede in quest'area. È sempre la stessa storia. Appena arriva l'uomo, gli animali tendono a spostarsi. In questa regione, dove per l'uomo non è facile trovare cibo, i pescatori bruciano le piante per avere un accesso più facile alle zone di pesca. E questa, per la palemure alaotra, è una pessima notizia. Nessuno sa con certezza quanti animali muoiano in questi incendi, ma questo gruppo di apalemuri alaotra deve scappare in fretta. Stavolta riescono a sfuggire alle fiamme attraversando un piccolo canale. Ma il loro territorio si restringe e sono costantemente in pericolo. La presenza dell'uomo in paradisi terrestri come il Madagascar ha provocato dei cambiamenti irrevocabili. La palemure alaotra sarà la prossima vittima delle circostanze. Nonostante la popolazione umana dell'isola ne riduca costantemente il territorio, non ci sono solo brutte notizie per gli animali del Madagascar.
Recentemente sono state scoperte due nuove specie di lemuri. Un evento inaspettato che dà nuove speranze a questo delicato ecosistema. Nell'isola è sopravvissuto solo il 10% della popolazione animale, ma il presidente ha promesso di triplicare le dimensioni delle riserve naturali. Ora, più dei due terzi della foresta del Madagascar sono aree protette. La battaglia per salvare questo mondo straordinario non è ancora persa. È una nuova alba per le creature di questo paradiso terrestre che chiamiamo Madagascar.